voi direte, ma cosa è successo in Italia? Brevissimamente, guardate, io, voi vedete, se guardate l'acqua, guardatela bene per favore, ha qualche colore? No. Che colore ha l'acqua? È trasparente e incolore. Allora per favore, non è né verde né rossa né azzurra né quei colori, non stiamo facendo un discorso partitico, non è questo il problema, siamo qui per il bene acqua. Quindi guardate che a questa assurdità a cui siamo arrivati hanno contribuito tutti, governi di centro-sinistra, governi di centro-destra, abbiamo contribuito tutti noi con questa mentalità del mercato. Quindi capite, ma cos'è che è successo? Sono partiti poi già con la legge Galli, si è partito ormai governi di centro-sinistra con la privatizzazione dell'acqua. Il colpo finale l'ha tirato Berlusconi, 6 agosto, il Parlamento, pensate un po', 6 di agosto... dove eravamo? 2008. Cos'è che hanno combinato? Il Parlamento vota un piccolissimo comma di 25 righe che nasconde nel decreto Tremonti, il decreto sulla scuola, che qui abbiamo tanto, ma nessuno si è praticamente, nessuno ha detto nulla. Io sono un lettore quotidiano di Repubblica, per esempio, sono incavolato nero, Repubblica silenzio, solo in un articolo di Paolo Rumiz è apparso che là, questa storia del 23 bis, verso ottobre-novembre del 2008 Repubblica ne ha parlato. Quindi capite come i giornali, la televisione sono in mano ai potentati economico-finanziari che ci danno le notizie che interessano a loro, non al bene comune. Questo è talmente ovvio oggi. 6 di agosto 2008, il 23 bis, che privatizza praticamente, dice che l'acqua è un bene di rilevanza economica. Secondo, 9 settembre 2009, l'accordo Fitto-Calderoni. Ma io me lo so letto, Fitto-Calderoni. Fitto lo capisco, PDL, ex governatore della Puglia, Calderoni, la Lega. Ma dico, come ha fatto arrivare un accordo sull'acqua? Vi ricordate Bossi che è andato alle fonti del Pio Po a raccogliere le ampolle con le ampolle, l'acqua sacra del Po? Ma come hanno fatto i leghisti a fare un accordo col PDL sulla... Non sono decisioni politiche, per favore, sono decisioni economico-finanziarie con enormi interessi che ci stanno dietro, ma è talmente ovvio. 9 settembre è stato trasformato poi questo nell'articolo 15, che il 19 novembre 2009, l'anno scorso, il Parlamento con la fiducia, neanche una discussione sull'acqua in questo paese, ma siamo pazzi, posto la fiducia, passato con la fiducia quello che oggi la legge Ronchi. E quindi entro il 2011 praticamente i comuni dovranno cedere il 40% delle proprie azioni al privato e saranno i privati che regoleranno e porteranno avanti l'acqua. Capite? Questa è un po' la situazione. Noi cos'è che abbiamo detto? Ci siamo ribellati, ma il forum, io faccio parte anch'io del forum dell'acqua qui in Italia, ma eravamo un sacco di paura. Ci è venuto in mente il referendum, da parecchio ne parlavamo, ma sono 20 anni che non riusciamo a far passare un referendum, 20 anni di sconfitte. Noi ci siamo detti, ma se tendiamo un referendum sull'acqua e veniamo sconfitti, sapete che razza di botta viene fuori? Per tutto il movimento, per cui eravamo molto esitanti, lo stesso Rodotà, migliori costituzionalisti italiani, era molto esitante. Alla fine però, pensa e ripensa, abbiamo detto, perché ci hanno detto seguite la via politica, ma quale politica? Nel Parlamento italiano sia opposizione che governo, i partiti sono tutti di questa opinione essenzialmente, guardate anche l'opposizione, il PD, l'Italia dei Valori, questo è un po' l'andazzo, non ditemi per favore, Di Pietro ha fatto parte del governo Prodi, lo stesso, la Lanzillotta col governo Prodi aveva approvato, già preparato quello che è diventato poi il 23 bis, ci sono dentro tutti questo, perché è semplicemente una questione di affari, non è politica, sono affari, è mercato.